Buongiorno, ciao ragazzi, come state? Eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Siamo rientrati da poco dalle vacanze, davvero da pochissimi giorni. Siamo stati a Riccione, se mi seguite su Instagram sicuramente avrete visto qualche storia, qualche foto. Prima vacanza di quest'estate, è andato ovviamente tutto benissimo, ci voleva per staccare un attimino la spina e per iniziare a goderci appunto l'estate, che però in realtà ufficialmente non è ancora arrivata perché il tempo qua fa un po' disperare. Infatti abbiamo trovato bel tempo i primi giorni, i primi 3-4 giorni, poi si è nuvolato, è rimasto nuvoloso per 2-3 giorni e poi l'ultimo giorno prima della partenza è tornato il caldo e il sole. Quindi non è stata una settimana proprio bella, calda e soleggiata come mi aspettavo, come speravo di trovare, anche per prendere un po' di colorito, che sì, mi sono abbronzata, ci siamo abbronzati un pochettino, cioè non siamo più pallidi come prima, però insomma la vera abbronzatura da mare no, non l'abbiamo presa. Ora Tommy sta giocando in cameretta e io mi preparo un cappuccino, devo ancora fare colazione. Schiuma come sempre, super, grazie all'Arioccino 4 di Nespresso. Pronto. Tra l'altro le colazioni che facevamo in hotel, vero Tommy, che mi sta guardando, sono sempre totalmente diverse da quelle che si fanno a casa. Infatti per me oggi cappuccino, prima ho mangiato due o tre biscottini e basta, mentre invece in hotel ci sono talmente tante cose che faccio sempre una colazione super abbondante. La mattina c'erano sempre le brioche fresche appena sfornate, marmellate, yogurt, cereali. Ovviamente c'era anche il salato, ma per me la colazione è solo dolce, cioè non sono abituata a mangiare il salato, non riesco proprio. C'erano davvero tantissime cose, quindi ogni mattina era una super colazione, cappuccino, spremuta. Ed è una dei miei momenti preferiti quando sono in vacanza, nel soggiornare in un hotel o in un villaggio, proprio la colazione, perché è sempre super abbondante, poi ci dà la giusta carica, insomma, per affrontare la giornata. Noi tra l'altro avevamo all inclusive perché siamo stati in un hotel che comprendeva, che aveva dentro tutto, quindi colazione, pranzo e cena in hotel, e poi inclusi c'era anche un ombrellone e l'sdraio, due lettini, insomma, per camera. Quindi avevamo davvero tutte le comodità del caso, tutte le comodità che servono, specialmente con un bimbo. Tommy è stato bravissimo anche durante i pasti perché mangiava tutto quello che c'era, non ho dovuto mai chiedere niente di particolare. A volte magari mangiava la pasta al pomodoro, a volte al ragù, a volte la pasta in bianco, però per quanto riguarda secondi, carne e pesce, assaggiava sempre tutto quello che c'era, quindi non ho avuto alcun tipo di problema sotto questo punto di vista. Sono stata molto molto contenta perché ha sempre mangiato tutto, si è divertito ovviamente un casino, anche noi ci siamo divertiti, abbiamo staccato appunto la spina. Tra l'altro incredibile, ma quest'anno non abbiamo ancora messo la piscina. Di solito a inizio giugno, metà giugno è giù. Quest'anno invece non l'abbiamo ancora messa proprio per questo tempo del cavolo. Speriamo che ora si sistemi perché davvero non se ne può più, così da poterla mettere e goderci un pochettino anche la piscina qui a casa, specialmente per Tommy, perché comunque ama l'acqua, gli piace insomma giocare nell'acqua così, quindi avendo la piscina è un peccato non metterla, però finché non viene il bel tempo non ha neanche senso. Vi dico, io sono con il pantalone lungo oggi perché fa freschino, siamo rientrati dalle vacanze e il tempo da attenderci per casa era pietoso e non ne posso più davvero. Tra l'altro in vacanza ovviamente io ogni volta che parto faccio sempre una marea di foto, scatto sempre un sacco di foto, specialmente a Tommy. In realtà ne scatto tantissime durante tutto l'anno, ma in vacanza forse ancora di più. E infatti io ci tengo molto ad avere poi le foto stampate perché almeno le posso riguardare negli anni, posso sfogliarle, non vanno nel dimenticatoio. A volte averle lì sul telefono si rischia di non tornare più indietro a guardarle, e quindi sì, ce le hai, però è come diciamo non averle perché sono sul telefono, poi magari la memoria è piena, devi cancellare qualcosa. E quindi ho preso la buona abitudine di stampare
le foto che scatto, ovviamente non tutte, però le mie preferite, quelle che mi piacciono di più. Infatti poi stamattina voglio stampare alcune foto scattate a Riccione da mettere nell'album dei ricordi. Tra l'altro ho preso un album nuovo proprio per le vacanze estive di quest'anno, che non vedo l'ora di riempire, perché le vacanze non saranno finite qui per noi, fra un mese ripartiamo. E quindi ho pensato di creare questo album dei ricordi con dentro tutte le mie foto preferite della nostra famiglia di queste vacanze, da avere e poter poi sfogliare negli anni. Fatemi sapere se anche per voi è importante stampare le foto che scattate. Per me è davvero importante, ci tengo molto ad avere proprio le foto su carta da poter guardare, perché è totalmente diverso che averle sul telefono. Ora la mamma finisce la colazione, ma ti fai vedere un attimino. Fatti salutare al volo. Tra l'altro lui deve tornare dalla parrucchiera, perché guardate qui che quantità di capelli. No, non si fa così, eh. Che quantità di capelli che ha. Li abbiamo tagliati un mesetto e mezzo fa e gli sono già cresciuti tantissimo. Poi la mattina quando si sveglia sono tutti belli sparati, li abbiamo ancora pettinati, quindi... Ma tu cosa stai lanciando? Mi fai vedere. Cosa hai preso? Quando sono a casa da sola, lui me ne combina sempre una, vero? Saluta. Ciao, saluta. Ciao, ciao. Un bacione. Dai, sistema tutto qua. Sono pronta per stampare le foto scattate a Riccione e per farlo utilizzo lei, questa stampante portatile. Tra l'altro, come vedete, è davvero molto piccola, compatta, perfetta proprio anche da portare con sé e occupa davvero poco spazio. Questa, vi lascio in descrizione il link, è la stampante del marchio Lien. Questo è il modello Lien Amber 4x6, il formato photoprinter. Appunto una stampante portatile che si collega direttamente al vostro telefono, non serve l'applicazione, si collega con il wifi e potete da qui stampare tutte le foto che volete. La cosa bella, arriva già inclusa di cartuccia che ho inserito. La cartuccia non ha inchiostro liquido, fantastico questo punto di vista, perché in questo caso, in questo modo non vi sporcate le mani, non sporcate le superfici. Poi ovviamente c'è il supporto dove inserire la carta fotografica e con l'acquisto della stampante portatile inclusi avete anche 20 fogli di carta lucida nel formato 10x15. Adesso vi faccio vedere come funziona, è davvero molto semplice, basta accenderla. Ovviamente la prima cosa da fare è selezionare il wifi della stampante. Poi vado sulle foto e seleziono la foto che voglio stampare, parto da questa foto di famiglia. Vado su stampa, seleziono la stampante, potete decidere se stampare più di una copia, a colori, la dimensione della stampa dell'immagine di 10x15 e potete anche modificare la qualità. E io vado su stampa ottimale, fatto ciò, lanciamo la stampa. Io, ragazze, non ho parole. Come avete visto, in pochi minuti ha stampato la foto. Facilissima da utilizzare perché praticamente fa tutto da sola. La foto è identica a quella sul telefono, anche proprio per quanto riguarda i colori, non ha sfalsato assolutamente nulla. E in questo modo ho la possibilità direttamente da casa con la stampante di stampare tutte le mie foto preferite senza dover andare dal fotografo, quindi fantastica questa cosa. La qualità di stampa appunto è altissima, quindi alta qualità d'immagine, non lascia le impronte digitali sulla carta, è a prova di polvere ed è anche waterproof, quindi fantastico, davvero ve la consiglio, in descrizione vi lascio il link. Ora stampo altre foto ovviamente, così poi le inserisco nell'album fotografico. Questa comunque resta la mia preferita della vacanza. Ora ho selezionato questa foto di Tommy con l'accappatoio che stava scappando da ste, bellissima, che ha il sorriso con la lingua fuori, questo mi fa impazzire di fotografia, quindi assolutamente la voglio nell'album dei ricordi. Ora che ho la stampante portatile a casa per stampare tutte le foto, so già che continuerò a stampare foto su foto senza dover ogni volta appunto andare dal fotografo. Tra l'altro la foto la stampa davvero in 2 minuti, forse neanche, molto molto veloce.
Questa è l'altra foto che vi dicevo che ho scattato. Guardate che birbantello. E adesso ne sto stampando un'altra di me e Tommy. Che belle. Che belle. Dai, non ci sono paragoni. Avere le foto stampate su carta rispetto ad averle sul telefono è tutta un'altra cosa. Mentre finisce di stampare tutte le foto che ho selezionato, vi faccio vedere l'album che ho scelto. È abbastanza grande, questo è 30x30 in avorio, molto pulito, molto minimal come stile, sapete che io sono molto per questo genere. E l'interno, ogni foglio ha una pagina, diciamo una velina protettiva per proteggere appunto le foto, e questo sarà l'album dei ricordi della nostra estate 2024 e non vedo l'ora di riempirlo. Intanto metto quelle che ho stampato questa mattina. Ed ecco qua le foto messe. Sono partito ovviamente con la nostra foto di famiglia, poi ho messo quest'altra di Tommy, una giornata come vedete nuvolosa. Poi qua invece era uno dei primi giorni, c'era un sole meraviglioso in piscina e in spiaggia. Questa foto, come vi ho detto prima, mi piace davvero tantissimo. Poi l'album è molto carino perché appunto c'è questa velina che va a proteggere le foto. Poi altri due scatti in spiaggia di Tommy. Qui la foto con i nonni, perché in questa vacanza appunto siamo andati con i nonni, i miei suoceri. Poi un giorno sono scesi anche i miei per una giornata, ho fatto una toccata e fuga. E poi per ora l'album si conclude con queste due foto. Questa la trovo tenerissima, di lui accoccolato. E adesso aspettiamo di ripartire così da continuare a riempire questo album. Io sono appena rientrata a casa, per pranzo siamo andati dai miei, Tommy adesso è rimasto là da loro, sta facendo un riposino, quindi io ne ho approfittato per venire a casa così riesco a combinare qualcosa intanto che lui dorme. E oggi cosa voglio fare, cosa devo fare, lo sto rimandando già da un po' di tempo. Devo sistemare l'armadio di Tommy, perché c'è un po' di caos. Devo sicuramente togliere alcuni vestiti, perché sono piccolini, sistemare un po' questa parte qua perché è tutto buttato, e quindi una sorta di piccolo decluttering, perché alcune cose non gli vanno più bene, e poi un po' di riordine generale perché ce n'è bisogno. Allora, qua certamente devo eliminare qualcosina, perché tutte queste scarpine che fino ad ora sono sempre rimaste nel suo armadio, perché quanto sono belle, piccoline, però ovviamente non gli vanno più bene, quindi le devo mettere da parte. Anche queste le amo, queste le avevamo prese per il battesimo, le ho utilizzate tanto, però non camminando ancora, comunque sono ancora perfette, quindi queste le voglio assolutamente conservare. Stessa cosa per queste, stesso discorso, idem. Le Havaianas per l'estate, sono tutte scarpine piccoline, queste papucce pure, cioè praticamente ormai tutte le scarpe che utilizzano le tengo più nell'armadio camminandoci. Questo quando invece era piccolino e neonato non camminava, quindi le avevo tutte qui. Anche queste per stare in casa, pantofoline di Topolino, non gli vanno più bene. Le uniche che gli vanno bene sono questi sandaletti nuovi che ci sono arrivati, quindi questi, non avendoli ancora utilizzati, li lascio qui. Stessa cosa per questi scarponcini da spiaggia da utilizzare al mare per non farsi male, insomma, i piedini con le conchiglie, eccetera, vanno bene, quindi anche questi restano qui. Gli Ugg
non gli vanno più bene, o meglio, probabilmente con l'autunno prossimo non gli andranno più bene, quindi anche questi li devo togliere da qui. Idem per queste scarpine, praticamente tutte queste scarpe devo toglierle. Sui pantaloni non ho un grande decluttering da fare perché li avevo già guardati un tanto tempo fa. Allora, qui metto tutti i pantaloni, quelli un po' più classici. Perfetto, poi accanto mettiamo i jeans, forse questi leggings, iniziano ad essere piccolini. Armadio riordinato, vi faccio vedere velocemente come l'ho organizzato. Allora, nella parte in alto ho messo all'inizio tutte le camicie in ordine di taglia, quindi questa è quella che gli sta andando a pelo adesso, e poi tutte quelle un pochettino più grandi, comunque che sta portando e che so che porterà tranquillamente nei prossimi mesi. Due giacche eleganti, poi i giubbini, se quello in jeans, che i piumini. Sotto invece ho messo alcune magliette a manica corta, tutte le altre le ho a lavare perché dalla vacanza, insomma, ho praticamente messo a lavare metà guardaroba. Poi un po' di pagliaccetti, questi nuovi che ho preso proprio per quest'estate, body a manica lunga, camicettine a body, che sono insomma comode magari per le sere più freschine. E poi ho lasciato gli unici maglioncini che ancora adesso gli vanno, se dovesse fare freddo, insomma, li ho portati di mano. Poi, qui ho tolto appunto tutte le scarpine che c'erano prima, ho messo i cappellini, i berrettini invernali, due pantaloncini a palloncino, perfetti per l'estate, occhiali da sole, sandaletti nuovi, le varie calzine, antiscivolo e non, cinturine e papillon. Mentre in quest'altro cassetto tutti i pantaloni, pantaloni lunghi, pantaloni corti, morbidi e pantalone un pochettino più classico. E poi qui tutte le felpe a manica lunga. Qui invece ci sono le salopette, sono tutte salopette lunghe, quindi le ho messe qui anche perché adesso con l'organizzazione così, quindi con il doppio bastone, toccano terra. Quando ero piccolo ci stavano tutte le cose appese, adesso invece si è allungato parecchio, quindi devo per forza metterli nel cassetto. E niente, ho sistemato, ho eliminato, o meglio, devo togliere un pochettino di cose, ora vado a piegare per bene tutto, perché tutte queste cose gli vanno piccoline ormai, quindi le metto da parte in questo armadio che non apro, ragazze, perché è un casino, dovrò sistemare anche questo, però per oggi mi fermo qui e sono soddisfatta. Armadio sistemato, non essendoci Tommy qui, quindi sono riuscita in mezz'ora a fare questo lavoro che rimandavo da tempo perché non riuscivo a trovare il tempo di farlo, anche perché non sono mai a casa. Fatto, così almeno non ci penso più. Ora torno dai miei, così vado a recuperare Tommy, che sta facendo ancora il pisolino, sta ancora dormendo. Nel frattempo, intanto che lui dorme, do
aiuto mia sorella perché sta preparando un party kit per un compleanno di settimana prossima e noi ci vediamo più tardi quando torniamo a casa questa sera. A dopo. Buonasera, rieccoci a casa. Siamo alla fine stati a cena dai nonni, vero? Visto che papà era padel, è arrivato da pochissimo, ma sono già le 8:30, quindi lui è uscito a prendersi una pizza per cena, anche perché avevo il frigorifero che piange da quando siamo tornati dalle vacanze, non abbiamo ancora fatto la spesa. Adesso facciamo un bagnetto, vero Tommy, che sei un po' sudatino, e poi ci guardiamo qualcosina in TV. Tra l'altro, non so voi, non so da voi com'è la situazione, ma non so se si vede il cielo, ma c'è un tempo del cavolo e sta, si vede il vento, sì, qui, e sta per arrivare, sembra un brutto temporale anche stasera. Che due scatole. Di questo tempaccio davvero non se ne può più. Io confido, spero che la prossima vacanza, non so se ve l'ho detto stamattina, ma fra un mese partiamo e andiamo in Sardegna. Se la vacanza ricevuta è stata con i nonni, quindi con aiuti, in Sardegna saremo da soli, io papà, cioè io Ste e Tommy, vero? E speriamo di trovare bel tempo. Vero Tommy? Vieni qua. Vieni. Vieni in braccio mamma, così salutiamo. Speriamo di trovare bel tempo e di fare tanti bagni, perché a Riccione, insomma, siamo fatti qualche bagnetto, ma non tantissimi. Ora noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacio, manda un bacio. E ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao ciao.